Buon giovedì, ben ritrovati con Velo, l'appuntamento di TV6 interamente dedicato al mondo delle due ruote. Siamo all'antivigilia della partenza del Giro d'Italia numero 104 e ovviamente questa sera, che è poi una serata speciale anche per noi perché andiamo in doppia cifra, siamo alla puntata numero 10. Faremo un po' il punto della situazione prima, per poi vedere se ci abbiamo preso dopo. Su quelli che possono essere i favoriti, su che tipo di corsa sarà, una corsa che attraverserà anche la nostra regione con tre partenze e l'arrivo di Rocca di Cambio che insomma ci appassionerà di certo, ma sarà un Giro d'Italia con tanti, tantissimi protagonisti. Lo vivremo anche questa sera con gli ospiti in studio, con gli ospiti collegati, con voi qualora lo vogliate, al 392-623-7060, WhatsApp, SMS, potete scegliere tranquillamente, così come potete scegliere di scrivere come un commento sotto la nostra diretta, sotto le nostre dirette, sulla pagina di TV6 ovviamente, e anche sulla pagina di Velo, che poi in realtà è una condivisione della diretta principale. Lo faremo con gli ospiti che sono in studio, li saluto, li ringrazio, ovviamente non posso che partire dall'ideatore della trasmissione, Luciano Robottini. Ciao Luciano, buon giovedì. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi al tuo fianco ritrovo con particolare piacere, specie questa sera, Stefano Giuliani. Ciao Stefano. Buonasera a tutti. Allora andiamo in piattaforma adesso perché come insomma avevamo, adesso vedo, lo vedo in primo piano, quindi parto da lui che è stato però, devo dire la verità, l'ultimo a collegarsi, quindi non dovrei, però vabbè, visto che sei in primo piano ti saluto per primo. Riccardo Magrini, ciao Riccardo. Non ti sei fatto... c'ho la pizza qui. Beato te, beato te, no, che almeno hai mangiato. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ospiti graditi, buonasera al mio compagno d'avventure che dopo presenterai, sì. Perché noi abbiamo fatto la trasmissione fino a poco fa, sono arrivato di corsa. Non mi sono nemmeno potuto fare la barba. Ma noi, se lo sapevo mi mettevo la giacca, però va bene, non voglio svelare, non voglio spoilerare niente. No, lo sai perché? Perché siccome abbiamo pensato, vuoi vedere che gli manca Luca Gregorio? Allora lo abbiamo chiamato. Ciao Luca, benvenuto nella nostra trasmissione. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, non lo sentivi da tempo, immagino. Riccardo, immagino che tu voglia salutarlo. Sì, lo voglio salutare anche perché lo vedo. Riccardo, ti vediamo. Prima non ci siamo visti, eravamo in collegamento. Io ero a casa e lui era in studio, quindi ormai la tecnologia ci permette di fare cose a distanza. Sì, ma scusami, c'avevi quella magliettina lì oggi, anche quando facevi la telecronaca? No. Ah. Perché i piaceri sono quelli che essere ospite nella nostra trasmissione, immagino. L'ho messa apposta. Ti ringraziamo allora per questo, Luca, e poi saluto davvero un particolare piacere avere ospite nei nostri studi Emanuele Bombini. Buonasera. Buonasera a voi, è un piacere mio. Ovviamente ex professionista, ex dirigente di ciclismo, direttore di ciclismo, tanti successi, ma soprattutto Maurizio, l'anticipiamo, dai, l'anticipiamo. Io ho trovato un Tris Dassi in fotografia, lo facciamo vedere, perché questa sera, insomma, ecco qua, sono delle figurine eccezionali. Io non so se ho azzeccato il seme, chiaramente per dovere di riconoscenza ho dovuto mettere Luciano Asso di Cuori, ma non me ne vogliate se ho scelto picche per Bombini e fiori per Riccardo. Mancano i quadri, poi magari ci dite chi era l'asso di quadri. Va bene, eccolo qua. Van de Velde, va bene. Ok, sono andato lungo già? Sì, perfetto. Dalle 21 fino alle 22.45 staremo con voi. Ci fermiamo, non cambiate canale. L'anteprima finisce qua, tra poco Velo numero 10.
Taccone Biker. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Dunque, per questo decimo appuntamento con Velò, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, siamo a due giorni dall'inizio del Giro d'Italia numero 104. Oggi la presentazione a Torino delle squadre, si prevede insomma un Giro d'Italia combattuto con tanti che potrebbero essere i protagonisti. Allora, iniziamo subito, parto da te Luca, perché innanzitutto voglio chiederti un giudizio all'antivigilia di quello che potrebbe essere uno spettacolo che noi ci auguriamo, ci aspettiamo che sia esaltante, e poi entreremo un po' nel dettaglio. Però che tipo di Giro d'Italia ti aspetti, che parte dopodomani proprio con la cronometro di Torino? Ma hai detto bene, sarà un giro sulla carta molto aperto, perché allora la premessa è che se Bernal fa il Bernal è chiaro che rimane il favorito numero uno, perché ha vinto un Tour de France, perché in montagna probabilmente è il più forte, però ci arriva tirato a lucido uno come Simon Yates, che deve finire il lavoro, per utilizzare sempre le sue parole. E poi ci sono tanti altri contendenti che possono seminare un po' il panico, no? Seminare un po' di zizzania, regalare spettacolo, movimentare le tappe. Quindi secondo me sarà molto divertente e spettacolare. Veniamo da un'edizione che già è stata imprevedibile, no? Per certi versi, per tutto il suo sviluppo, per come si è comportata la Ineos anche a livello tattico. Quindi mi aspetto tante squadre che vorranno andare all'attacco. Un po' il tema, e magari ci arriveremo, è chiaro come interpreteranno i primi 10 giorni di corsa, dove ci sono delle tappe molto nervose, però in pochi credo vorranno scoprire le carte così presto, anche perché già la seconda settimana finisce in maniera piuttosto impegnativa con lo Zoncolan e poi la tappa di Cortina. Quindi bisognerà come sempre dosare bene le energie nell'economia di queste 3 settimane. Sì, poi noi abbiamo ovviamente preparato alcune schermate, abbiamo diviso i favoriti anche con le quote, che sono, non perché dobbiate scommettere per forza, però per farvi capire che quello che è la tendenza dei bookmakers poi riconsegna, quelli sono i favoriti d'obbligo della corsa. Luciano, vengo da te e poi vado da Riccardo, perché a Riccardo ho la domanda delle domande, cioè se Ganna potrà mai vincere una corsa a tappe, che è la domanda delle domande, immagino. Che so che so che ti ha fatto arrabbiare alquanto questa domanda. No, non te lo chiedo, stavo scherzando. Luciano, invece te che tipo di Giro d'Italia ti aspetti? Ma mi sembra un giro interessante, come tutti hanno detto anche in questi giorni, il giro anche a livello percorso è migliorato molto, hanno tolto delle salite veramente massacranti, però hanno reso anche delle cronometro più corte. L'unica cosa che secondo me è negativa a questo Giro d'Italia è la cronometro dell'ultimo giorno, perché io avrei preferito la cronometro magari alla fine della seconda settimana, per far sì che poi lo scalatore
possa recuperare quel terreno che giustamente potranno perdere, perché se con questa cronometro all'ultimo giorno ci sono corridori che in 30 km, corridori di alta classifica, potrebbero perdere anche un minuto e 30, e averla all'ultimo giorno è molto penalizzante. Però mi sembra che sia un giro ad altissimo interesse, perché ci sono corridori alla partenza che ci daranno grandi motivi per seguire questo Giro d'Italia. Uno su tutti è questo belga, grande fenomeno del ciclismo mondiale, Evenepoel, che arriva dopo 9 mesi di stop per un grave incidente al Giro di Lombardia, però si presenta alla partenza con grosse possibilità di vittoria finale, anche perché ieri addirittura ho ricevuto una telefonata da un amico in Belgio che mi ha detto che questo ragazzo va fortissimo negli allenamenti pre-giro con la squadra, staccava facilmente i suoi compagni di squadra, quindi veramente sarà uno dei corridori da seguire con attenzione. E poi i soliti favoriti, Bernal, come giustamente diceva Luca Gregori, se dovesse essere il Bernal del Tour de France sicuramente potrebbe vincere facilmente, però abbiamo Yates che nell'ultima settimana ci ha fatto vedere grande spettacolo, poi ci sono la sorpresa dell'anno scorso, Almeida, che indossò la maglia rosa più di 14 giorni, capire Nibali e le condizioni, il nostro Giulio Ciccone, perché dobbiamo ricordare che noi abbiamo questo corridore abruzzese che da alcune stagioni ci fa sperare sempre di vederlo prima o poi grande protagonista. È stata una partenza di stagione per lui non certo esaltante, però arriva il Giro e le migliori prestazioni di Giulio sono state quelle del Giro d'Italia, quindi speriamo che da questo Giro d'Italia ritroviamo il Giulio Ciccone che avevamo visto al Tour de France 2 stagioni fa. Quindi ci sono tanti atleti e tante squadre attrezzate per poter vincere, fare la corsa, però lo capiremo soprattutto dopo la prima settimana del Giro. Assolutamente. Ecco. Oh, Riccardo, quante possibilità dai a Bernal di fare il Bernal, non di vincere il Giro d'Italia, di essere il Bernal che diceva Luca prima? Sai, è un'incognita per il fatto che lui ha dichiarato che insomma, cioè lui, voci vicino a lui dicono che insomma questi problemi alla schiena non ha completamente risolti, quindi bisognerà vedere come sarà poi sulla strada, perché comunque lui con quella gamba corta, cioè non è che ce l'aveva anche quando ha vinto il Tour de France la gamba corta, cioè è così. Bisognerà vedere, la squadra è una squadra forte, a disposizione, credo che loro vorranno tenere poi il controllo della corsa. Hanno l'alternativa a Sivakov, ma a me Sivakov sinceramente dopo averlo visto al Giro del Trentino non mi è parso proprio, cioè scusa, il Tour of the Alps, non mi è parso proprio il drago della situazione. Io sono d'accordo su quello che ha detto Luciano, sono pienamente d'accordo anche sull'analisi della cronometro finale, perché effettivamente una cronometro a metà, cioè dopo la seconda settimana, poteva dare delle chance maggiori, ci poteva essere dello spettacolo ancora di più in salita, no? Mentre così rischi effettivamente di avere dei corridori, mi viene in mente uno, insomma, visto che c'è anche Luca che è un landista, sì, un landista, insomma, uno come Landa effettivamente potrebbe essere penalizzato nella cronometro finale. Tutto sommato vedo un giro bello per conto mio, perché è un giro moderno, però molto aperto. Io oggi a Luca gli ho detto prima della presentazione che la mia paura è quella della fuga bidone, perché è vero sì, però potrebbe anche venire fuori un giorno in una tappa un po' trabocchetto, una fugaccia,
dove dentro ci si infila uno che poi magari viene fino in fondo e buonanotte suonatori, però è aperto, è un giro aperto e quindi sicuramente ci sarà spettacolo. Vado da Emanuele Bombini, poi voglio anche il giudizio di Stefano in studio, perché poi Bernal è il principale favorito, Yates diciamo che lo segue a ruota, però tutte le attenzioni sono su questo Remco, su questo ragazzo di cui si parla sempre come un predestinato, uno di quelli che prima o poi un grande giro lo porterà a casa anche in tenerissima età. A quell'età come si interpreta una corsa di 3 settimane come il Giro d'Italia? Direi che nel suo caso non è tanto l'età, perché questo ragazzo ha già dimostrato di essere in grado di fare cose importanti. Credo che nel caso specifico bisogna capire in quale condizione arriva e se la condizione gli permetterà di mantenere per 3 settimane insomma, in una corsa importante come il Giro. Il dubbio è questo, non è la qualità del ragazzo, non è il risultato che otterrà sicuramente, è un predestinato come dicevi. Vedremo dopo questo stop, dopo qualche problema fisico che ha avuto, se sarà in condizione di essere veramente protagonista fino a Milano. Qualche dubbio io ce l'ho. A proposito di grandi fughe, non so perché quando Riccardo parlava di grandi fughe, Stefano, io ti avevo davanti, mi viene in mente tu. Sei d'accordo con quello che ha detto, Riccardo? C'è la possibilità che magari qualche fuga a Bione possa arrivare? Il ciclismo degli ultimi tempi è un po' più tutto calcolato, è difficile, però siccome sono 2 anni particolari, pure con la pandemia, eccetera, 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 io non penso che si schiera un corridore come Evenepoel per fargli fare brutta figura. Sicuramente sarà protagonista all'inizio e poi, come diceva Emanuele, vedere se tiene la 3ª settimana, però il motore ce l'ha, se dicono tutti che va forte. È lo stesso per Bernal, secondo me è il pronosticato. Io come Jolly, per quello che sento un po' così le voci di corridoio così, Giulio Ciccone potrebbe essere la sorpresa, perché Nibali sappiamo come è arrivato al Giro. E Mollema ha già dichiarato che non farà classifica e quindi potrebbe essere sostenuto dalla Trek in maniera particolare, potrebbe essere proprio la sorpresa. È un Giro d'Italia, sono tutti belli per noi che abbiamo partecipato a tante edizioni. Prima, quindi, poco fa stavamo rivedendo un Giro del Lazio 1977, eravate adesi alla TV. È un ciclismo diverso, non si possono fare i confronti, perché noi pensavamo di essere al top, ma le evoluzioni ci sono state. C'è chi è più romantico, dice che era più bello quel ciclismo, a chi piace di più quello di oggi. Diciamo, con quello che è successo negli ultimi 2 anni, e ci metto la pandemia che è stato determinante, che i corridori magari tradizionalisti si allenavano e si preparavano in un certo modo, sono esplosi tutti questi giovani. Forse è dovuto anche a questo tipo di calendario che si è verificato e di confronti magari in maniera diversa, ma sicuramente c'è una ventata d'aria nuova di fuori classe, perché mancano Pogačar e Roglic, ma è un grande giro. Il Giro d'Italia poi lo fanno i corridori, qua Magrini ha fatto il Giro d'Italia, Luciano, Emanuele. Se c'è qualche squadra che qualche volta vuole fare un po' di casino, ma ci vuole tanto coraggio, può essere pure un Giro d'Italia che una fuga può andare. Te l'avresti fatto neanche a dirlo il casino. Ma io stavo sempre un bastian contrario, quindi era a prescindere che dovevo fare il contrario di quello che facevano gli altri. Ma contraddistinto, a volte mi ha premiato, a volte mi ha penalizzato, però sono contento di come ho interpretato la mia carriera. Assolutamente. A proposito, noi parliamo di ciclismo, però siccome siamo in televisione, Maurizio, mi mandi quel link, perché ragazzi, Luca, soprattutto vengo da te, come ce lo racconterete questo Giro d'Italia? Questo è l'articolo di Tutto Bici, Eurosport e Discovery Plus, grande appuntamento con il Giro d'Italia, ci saranno le tappe e poi il post tappa.
Ve lo raccontiamo in maniera integrale, tutti a dire quanto è brava mamma Rai, quanto è brava mamma Rai, dirette integrali, ma alla fine anche Eurosport ha tutte le dirette delle tappe integrali, andiamo in tutto il mondo con, e tra l'altro senza pubblicità per gli abbonati di Eurosport Player di GSN Plus, quindi battiamo anche la Rai, mi dispiace, qua possiamo dirlo. E dopo, vabbè, non abbiamo la copertura chiaramente del processo, tutti i programmi che hanno loro, ma facciamo qualcosa di un po' più frizzante, la diretta Facebook con Giulia Cicchini appena finita la tappa, dove cerchiamo di stemperare un po' la tensione anche le tante ore di diretta, e alla sera c'è l'appuntamento con Giro 360, che questo è una chicca, io la chiamo, perché sono 5-6 minuti in cui c'è il meglio della tappa, il meglio anche un po' delle bischerate del magro, di quello che diciamo in trasmissione nella diretta Facebook, ed è sempre confezionato in maniera molto divertente, con spezzettoni anche di film comici in genere, quindi fa parte un po' del nostro linguaggio, della scuola di pensiero Eurosport. Senti, quando l'altro giorno c'è stato quel battibecco a distanza sul fatto se Ganna potesse prima o poi vincere una grande corsa a tappe, hai temuto che si togliesse le cuffie e andasse a cercare quello che continuava a scrivergli contro? No, ma guarda, in realtà la domanda la faccio a voi, perché siete voi giornalisti che alimentate questo discorso. Adesso sto scherzando, però per dire che io e Riccardo invece continuiamo a dire che non sarebbe neanche da porre come domanda, perché è un aspetto tecnico fuori luogo nel ciclismo attuale. Non a caso ricordavamo proprio nell'ultima settimana che voci più autorevole sicuramente della mia, ma magari quella del magro no, però Marco Villa, Viviani, Cioni, cioè che vedono tutti i giorni Ganna, l'hanno sostanzialmente escluso, hanno detto che è impossibile. Quindi capisco che possa essere un bel sogno per gli italiani, ma per come è strutturato il ciclismo di oggi, per come è il livello degli avversari, per la struttura fisica di Ganna, non, cioè, è una credo cosa fuori sia contesto. Più un bisogno di sentirselo dire, sì, esatto, che una realtà. Che una realtà. Comunque, col magro poi ci giochiamo sopra, ovviamente. Sì. Quindi prendiamo il messaggio di quello che continua a essere ingallinato su questo tema. Me lo fa apposta. Sì, te lo fanno apposta, dai, te lo fanno apposta. Lui mi va a cercare sempre dei messaggi che mi fanno incavolare, no? Però io lo faccio perché così, cioè non è che... Lo so. No, sulla storia di Ganna è una roba già risaputa, ma lo dice lui stesso, è quello il problema, cioè lo dice lui. E quindi, e comunque Ganna per me prende la maglia rosa, subito. Ecco qua. Così almeno leviamo, anche però perché... come dopo la perde. Anche perché, no, lo sai perché ce lo segniamo? Perché te lo sai, noi lo sappiamo, ma Luca probabilmente non lo sa... Quando tu fai i pronostici il giovedì, poi la domenica tifi per quello che ti sei giocato qui dentro. Io ricordo alla Sanremo che avevi detto, secondo me la vince Ganna. Poi a un certo punto ho cominciato a dire, ma no Pippo, stai dietro, stai coperto, non andare davanti, voleva vincere. E quindi adesso io immagino, da sabato ovviamente per Ganna è quasi un assist a porta vuota, c'è la cronometro, quindi... È un pronostico sin troppo facile. Sì, io ti volevo fare una domanda, Luca. Luca, tu sei fresco del mondo del ciclismo, è da 2-3 stagioni che commenti il nostro sport, però prima avevi commentato il calcio, il basket, la pallavolo. Che cosa ti piace del nostro ambiente? E soprattutto se hai notato qualche difetto di cultura, di qualcosa che non ti piace del nostro ambiente? Ma parto dall'aspetto positivo, nel senso che adesso ciclismo è completamente la mia vita, perché fra ciclismo pedalato e poi raccontato le giornate sono intrise di bicicletta. La cosa che mi piace di più è che è sostanzialmente come tornare a fare radio, perché il nostro è un racconto per ore che assomiglia molto di più alla radio che non alla televisione, mentre sapete meglio di me che nel calcio, nel basket, nella pallavolo, con una palla in movimento, con un'azione costante, è molto più frenetico, no? C'è molto meno tempo per il cazzeggio, per l'approfondimento anche su temi tecnici importanti. Quindi questo in realtà non lo cambierei più, ma lo dico onestamente, perché ho fatto talmente tanti anni, cioè il calcio mi ha stufato, il basket no, rimane sempre il mio amore, così come la pallavolo, però in assoluto, cioè, mi piace molto, ecco, essere entrato in questa dimensione.
Che cosa non mi piace? Faccio fatica a risponderti, forse perché sono ancora fresco. Questa è la quarta stagione che cominciamo e poi non lo so, dovrei viverlo un po' più da dentro, perché io e Riccardo alla fine facciamo tutto da Milano. Sai, magari se fossi sul territorio, ti incontri, vedi personalità più scorbutiche, non lo so, adesso faccio per ipotesi, potrei parlarne male. Però in realtà mi sembrano tutti mediamente abbastanza ben predisposti, forse anche per il ruolo che ricopriamo. Cioè, per il momento non ho avuto esperienze negative. Se posso trovare una cosa, ma questo appartiene un po' a tutti gli sport, ecco, c'è paura a volte di andare a dire quello che si pensa realmente, no? E secondo me un buon giornalismo è dare delle opinioni anche quando le cose vanno male, senza fregandosene un po' del fatto che l'altro si possa offendere o meno, perché non siamo mai nessuno di noi, non siamo mai tutti bravi, non tutte le ciambelle riescono col buco, e la critica fa parte solo dell'aspetto sportivo, non è mai una valutazione di tipo umano. Assolutamente. Oh, entriamo un po' nel dettaglio dei favoriti o meno, perché cominciamo dalla prima schermata, le abbiamo divise in tre, cioè rispondono a tre concetti. I principali favoriti, quelli che hanno anche un tasso di esperienza maggiore, la vediamo la prima schermata, Maurizio. Ho messo anche le quote, l'età, e ovviamente ci sono Bernal, Simon Yates, Hugh Carty, che è dato a 15, e anche Luca il tuo Olanda è dato a 15, che è il più esperto. Esperto della compagnia, ovviamente la quota più bassa è proprio quella di Bernal rispetto a quella che vedremo anche dopo. Diciamo che tutto sommato è una sfida a tre, secondo i bookmakers. Vediamo la seconda sfida, perché poi c'è invece una new generation che si affaccia in maniera prepotente. Sono dei ragazzi terribili, il primo il più terribile di tutti con ogni probabilità, che è Remco a 4,75, poi c'è Vlasov da tenere d'occhio, c'è Almeida che è andato benissimo l'anno scorso ed è compagno di squadra di Remco, e qui vedremo anche le gerarchie come saranno, e poi c'è, io lo dico nostro, ma il nostro Jay Hindley, che abbiamo avuto anche anni fa qui ospite quando era davvero solo un ragazzino, e questi hanno una quota un po' più grande. Poi vediamo anche la terza schermata. Che te ne pare di questo assalto green, Riccardo? Questa è la terza schermata dove ci sono Sivakov, che non ti piace, Soler. Qui invece, se volete scommettere un po' più, magari puntare un euro e vincerne un po' di più, c'è anche Bookman e c'è anche Peyo Bilbao. No, non è che non mi piace. Sivakov... Sivakov non, cioè è uno forte, non è che va molto piano, è un corridore buono, però non mi è piaciuto come quando è stato capitano, secondo me, cioè leader della squadra, non si è comportato da leader. E quindi, sai, un conto è fare il Tour of the Alps, un conto è fare il Giro d'Italia, se non ce l'hai lì non ce l'hai neanche a Giro d'Italia, quindi è ancora più importante. Direi che i bookmakers molte volte ci prendono, anzi quasi sempre ci prendono, quindi sono quote che rispecchiano un po' quello che è un po' tutti quelli che dicono dei pronostici. A me piace, di quelli fuori dal pronostico, mi piace molto Vlasov, perché ritengo che sia in una squadra dove c'è anche tanta esperienza, di consigli magari. Cioè, qui c'è Emanuele Bombini che di squadre se ne intende, lui sì. ha fatto la storia con le sue squadre, quando era con la Gavis, ha vinto le corse, aveva un'organizzazione pari a quella di quest'oggi. Lui era è sempre stato un visionario e ha sempre fatto le cose prima degli altri, e quindi di conseguenza magari certe cose, come prima ha detto di Remco, anch'io sono d'accordo. Io su Remco io lo amo, perché è un corridore, come fai a non amare un corridore che fa quelle cose lì che ha fatto? Però è un bel po' che è senza fare le corse. Vai a fare un Giro d'Italia, è vero che sta bene,
È vero che ha classe, è vero che anche oggi nella presentazione ci sono state piccole sfumature che io e Luca abbiamo notato, no? Tutti avevano la bicicletta, tutti i capitani, persino Nibali che aveva a braccio, diciamo, così, quello offeso, no? E Renko ha dato la bicicletta a Bramati, ha detto portamela te. Però l'ha fatto anche chi era l'altro che l'ha fatto, Luca, non mi ricordo, ha fatto lo stesso gesto. Hindley, che naturalmente Hindley so quanto tifo abbia in Abruzzo, e anche Hindley potrebbe essere una sorpresa. D'altronde sono tutti ragazzi che possono far bene. Dalle quote Bernal è super favorito e io continuo a pensare che non sia facile per lui, non lo so, è una mia sensazione. Io ho dato già il mio favorito oggi anche in diretta, per me questo giro qui lo può vincere, ma è talmente aperto e sarà talmente bello questo giro proprio perché c'è questa apertura. Yates, gli errori che ha fatto 3 anni fa, cioè se li rifà, allora vuol dire che non ci siamo. È un corridore che ha dominato il Tour of the Alps. In tanti mi hanno detto: ma era troppo avanti, e che ne sai quanta condizione avanti potesse essere? Cioè, qui si fanno tante congetture. I pronostici a me lasciano sempre il tempo che trovano. Si dicono perché si fa due chiacchiere da bar, come normalmente piace fare. Però poi fondamentalmente 3 settimane lasciano il segno, soprattutto la 3ª settimana. Noi siamo stati corridori insieme, in squadra, e sappiamo benissimo che cosa vuol dire arrivare alla 3ª settimana. Bombini era il nostro capitano in quella Vini Ricordi dell'86, quindi sa bene il peso del capitano, cosa vuol dire. Tant'è vero che mi distruggeva me, perché voleva che io andassi sempre a fare due chiacchiere con lui la sera, a consolarlo dalle tattiche sbagliate di quello o di quell'altro. Però insomma, vabbè, si fa per ridere. Io Emanuele gli voglio bene, come voglio bene a Luciano, perché abbiamo diviso e condiviso tante fatiche. Voglio bene anche a Giuliani, perché lui mi ha chiamato Giuliani, non ho capito perché mi ha chiamato Magrini e poi ha chiamato Emanuele e Luciano. Però io, siccome sono toscano... Ah, tu dici ti ha chiamato te per cognome, quasi come volesse mettere una cosa... No, ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza, capito? Ha chiamato Luciano, Emanuele, e me mi ha chiamato Magrini. Allora, caro magro, Giuliani... Magro, dai. No, va bene Giuliano, Monzon. Va bene, Monzo. L'ho buttata in vacca come sempre, giusto perché chiaramente non voglio svelare le carte. No, comunque il mio favorito, cioè quello che è Yates, perché è uno scienziato, è uno che corre bene, e chiaramente anche l'età, secondo me, non so se è d'accordo Emanuele o gli altri, però a 29 anni, 28, 29 anni, da 27, insomma, c'hai quei 3 o 4 anni che ti vengono tutte le cose più semplici. Non so se è il fisico, se è la maturazione. Poi lascia fare i casi strani come Remco e Venepol, oppure Pogacar, oppure gli altri. Però normalmente un atleta in quella fascia di età rende sempre molto molto di più rispetto agli anni precedenti o agli anni dopo, che chiaramente c'è anche un sintomo di mancanza anche di grinta, di voglia, cioè hai pieno, insomma, sei pieno. Non so se sono d'accordo, se Luciano è d'accordo così, però credo che Yates sia nella fascia d'età anche predisposta per fare questo. No, e tu Riccardo, giustamente, come facciamo un po' tutti gli ex corridori, ragionano nella logica. Tu hai fatto un ragionamento logico, perché per vincere il Giro d'Italia giustamente ci voleva l'età dei 26, 27, 28 anni nella nostra storia.
Però Emanuele, purtroppo abbiamo visto nell'ultimo ciclismo delle situazioni anomale al nostro sport, ragazzi che a 21 anni hanno vinto un Tour de France, ragazzi di 21-22 anni che hanno vinto delle grandi classiche. Che cosa è cambiato secondo te, tu che sei stato veramente un grande tecnico, tu hai avuto la fortuna di vincere anche il Giro d'Italia con Berzin, hai vinto delle Sanremo con dei corridori importanti, che cosa è cambiato secondo te nel ciclismo moderno? Ma guarda Luciano, devo dirti che questo è uno degli aspetti che mi sono chiesto e non riesco a rispondermi. È cambiato qualcosa, anche se pur io credo che il ciclismo ha un suo filo logico, così come le grandi corse tappe hanno una loro logica. Questi fenomeni, perché così si sono dimostrati, ora vediamo e speriamo che durino un po' anche nel tempo, è un po' anomalo il fatto che tanti giovani tutti insieme, perché abbiamo avuto il caso di Saronni che da giovane ha vinto, lo stesso Berzin era quasi ancora un neoprofessionista e ha vinto un giro alla grande, poteva anche vincere da tanti altri. Ci sono stati, ma erano casi un po' sporadici. In questo ultimo tempo ce ne sono stati diversi e quindi qualcosa è cambiato, probabilmente anche il ciclismo che si è evoluto, che cambia, e magari riesce a favorire questi giovani. Però tornando al giro, io dissento un po' dal vecchio magro, Yates non lo vedo così bene, secondo me qualcuno che sostiene che probabilmente è un po' troppo avanti, ma questo l'ha già ripetuto anche altri anni scorsi, no? Dove veramente era partito a razzo e poi ha un po' pagato, non vorrei che si ripeta, nonostante l'età, questo mi auguro di no, perché è un buon corridore, un corridore che dà spettacolo, un corridore che fa la corsa, che la interpreta, quindi ben venga. Però ecco, un altro aspetto che io farei notare è, guardando bene le altimetrie di questo Giro d'Italia, di pianura ce n'è veramente, veramente poca. Dall'inizio, quindi diventerà un giro molto, molto, molto impegnativo, perché quando parti già dalle prime tappe, ad essere impegnato, e comunque questi percorsi, questi tracciati si prestano anche a colpi di mano piuttosto che, perché no, anche a fughe che potrebbero condizionare e sconvolgere un po' tutto l'andamento della classifica generale del Giro. Io apprezzo e dissento un po', mi spiace, non voglio fare il diverso, secondo me è l'ultima cronometro ci sta, perché ci tiene il giro aperto, poi se la giocheranno, da in fondo arriveranno comunque quelli che hanno fatto un grande giro, però il fatto di non essere interrotti da una cronometro e condizionati da una cronometro, secondo me lo renderà ancora più bello, più aperto. Luciano, Riccardo, se lo dice il capitano, io non posso che, mi dispiace, non avete la replica, la replica non c'è. Io alzo le mani e beh, va bene quello che ha detto Emanuele, cioè non c'è problema. Ok, stiamo per andare in pubblicità, anzi ci andiamo subito che sono già in ritardo. Pubblicità, torniamo tra poco. Tu non... venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Cicli Sport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali,
ciclo computer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Sapete cosa caratterizza la CAMS Stampi? L'alta professionalità, la ricerca dell'eccellenza e il personale altamente qualificato. I nostri partner, conosciuti in tutto il mondo, che ci affidano i loro lavori. Il nostro team è sempre pronto a dare il meglio. CAMS. Progettiamo e realizziamo per i leader di settore. Seconda parte di Velo, siamo in piena antivigilia di Giro d'Italia. Prima, nella prima parte, avete parlato anche di Vlasov, che è un ragazzo molto, molto, molto interessante dell'Astana. Però, parlando di ciclisti russi, io non posso che tornare da Emanuele Bombini, che insomma con i ciclisti russi ha una certa connection. Prima, abbiamo rivisto alcune immagini della tappa che portava a Campitello Matese, dove Berzin prese la maglia rosa per poi non lasciarla più nel giro del 1994. Innanzitutto, che cosa suscita, Bombini, rivedere le immagini di questa scalata di Berzin? Eccolo qua. Beh, insomma, un po' di emozione la trasmette ancora, voglio dire, è stato
è stato un giro intenso in tutti i sensi, eh. Già la tappa che stiamo vedendo nelle immagini, noi immaginavamo e ci aspettavamo questo risultato, quindi eravamo coscienti di avere un ragazzo in grado e con le qualità di poter pensare di prendere la maglia e poi certamente di giorno in giorno andare a difenderla. Quindi direi che è un'emozione ancora molto palpabile. Avevate anche una grande squadra, Emanuele, per difendere questa maglia rosa. Avevamo un grande capitano e questo non possiamo non riconoscerlo, era un certo Moreno Argentin, il quale è stato molto bravo a gestire un'ottima squadra, e poi tu Luciano e Riccardo mi insegnate che sai quando c'è stimolo, c'è motivo, riescono tutti a dare il meglio, le squadre diventano forti, anche quelle un po' più deboli. Emanuele, tu prendesti Moreno quella stagione che oramai Moreno era in fase discendente nella carriera dopo che aveva vinto di tutto. Tu invece sei riuscito a rimotivarlo in modo eccezionale, fece un lavoro soprattutto in sostegno al tuo progetto. Sì, no, questo è verissimo. E devo dire che do molto forte, perché già il primo anno della mia squadra, che era la Mackay Balla, lui prese la maglia, tenne 10 giorni, insomma, era un Moreno super motivato, ma in particolare in questo giro era andato veramente forte. Ci trovavamo ancora nell'ultimo gruppetto sulle salite, dove non si vedeva Moreno coi primi, e quanto ha tirato, quanto ha lavorato. Quindi direi che sì, l'ambiente l'ha stimolato e eravamo un po' tutti stimolati, le cose funzionavano, ci credevamo e è andato tutto per il meglio. Assolutamente, peraltro il nostro Stefano Recanati che ci segue da casa dice: il giorno prima di questa tappa che vediamo arrivo a Loreto, vittoria di Gianni Bugno, ha detto io ero piccolo ma già c'ero, effettivamente è così. Chiedo a Luciano, perché poi torno da Emanuele Bombini, parlando proprio di lui, ex professionista, ex dirigente, ti chiedo, magari Bombini si può tappare le orecchie, meglio come ciclista o meglio come direttore sportivo? Allora, io ho conosciuto Emanuele, diciamo che Emanuele è stato il mio incubo nel mondo dilettantistico, perché lui veramente andava forte e in quegli anni nel mondo dilettantistico c'erano veramente tanti fenomeni. Mi ricordo tantissimo un Giro d'Italia, Emanuele in Sicilia, le grandi battaglie che soprattutto tu con Aliverti, Paganessi, Piovani, System Halls, quella generazione di grandi talenti che poi siamo passati professionisti e ci siamo un po' tutti confermati tutto quello che è di buono. Però obiettivamente poi tu sei stato anche un grande atleta nel mondo professionistico, 7-8 volte la maglia azzurra, quindi grandissima considerazione da parte di Alfredo Martini, ma soprattutto sei stato un gregario, un corridore d'appoggio a grandissimi atleti. Anche se io, secondo me, il meglio di te stesso l'hai dato come dirigente, perché come dirigente veramente in pochissimo tempo sei riuscito a organizzare una delle squadre più forti al mondo, quindi con la Gevis in 3-4 anni avete vinto di tutto e di più sia in Italia che all'estero, quindi come dirigente forse ti sei superato pure, Emanuele, se non sbaglio. Ma sì, devo dire che insomma io ho cercato di fare sempre il mio lavoro da atleta al meglio e al massimo, ma ero anche cosciente che madre natura non mi ha donato quello che ha donato ai fuoriclasse, quindi cercavo di fare del mio meglio sempre nel massimo dell'onestà. Mentre da dirigente ho avuto la fortuna di poter smettere e cominciare subito a
ad allestire una squadra, e questo è stato un grande vantaggio, perché chiaramente i miei atleti erano 6 mesi prima, correvano in fianco con me, quindi li conoscevo sotto l'aspetto caratteriale, le loro qualità vere, eccetera, chi meglio di me le poteva conoscere. Questo ne ho fatto tesoro. Poi c'è anche da dire, perché a volte sfuggono i particolari o perlomeno non emergono, io sono andato a cercare i primi telai in titanio, sono andato a cercare, io ho cambiato tutta la viteria della bicicletta. Noi correvamo con il gruppo dai tempi che era Campagnolo, credo, ma tutte le viti, i componenti, il perno, io me le sono fatte costruire in titanio. Praticamente io ho portato via circa 2,5 kg da una bicicletta che ai tempi era tanta roba. Le prime sciamalle, ruote profilo alto, sono andato, le ho pagate perché Campagnolo non voleva darmele, e le abbiamo usate noi vincendo la Milano Sanremo con le sciamalle profilo alto. Cioè ci ho messo tutto quello che era giusto metterci in queste cose, in questa ricerca, con dedizione, accanimento e tanto. Poi Emanuele, hai avuto anche a battesimo 3 corridori abruzzesi che poi veramente si sono distinti nel mondo del ciclismo, come Danilo Di Luca, Spesialetti, Moreno Di Biase, quindi hai lavorato molto anche con il ciclismo abruzzese. Beh sì, tu sai che insomma l'Abruzzo un po' ce l'ho sempre avuto nel cuore, quindi direi che volentieri, ecco, è stato questa esperienza. Poi ho creduto molto, e penso che non mi sbagliavo, anche in Danilo Di Luca, che l'avevo preso praticamente da dilettante, quindi con l'Abruzzo assolutamente bene. Poi tra l'altro 3 splendidi ragazzi, non posso dirti diversamente. Peraltro tre corridori dalle caratteristiche molto molto diverse, però Stefano, vengo da te, perché quello che ha detto Emanuele Bombini è un po' una cosa che ho sentito più forse proprio da te negli anni, cioè per essere un direttore sportivo, probabilmente, forse da Luciano, bisogna non essere per forza, anzi, essere stato un campione. Probabilmente il gregario capisce, forse perché sta più spesso nella pancia del gruppo, capisce quali sono i movimenti, anche quelli impercettibili, che poi riesce a trasferire agli atleti. Sei d'accordo? È così per tanti sport, perché in pratica riesce a capire cose che un fuoriclasse magari in maniera teorica ti dice: corri davanti, stai davanti e arrivi davanti. Invece le tattiche adesso sono cambiate, tutti in VAT, VAMP, eccetera eccetera, però le tattiche, a volte anche sfilarsi su una salita o su una seconda salita, organizzarsi con la squadra, strategicamente può fare la differenza. Poi psicologicamente riesci a stare vicino a tutti gli atleti in un modo diverso, assisterli psicologicamente, e anche dove chi magari non ci crede, perché non è che sono tutti fenomeni, riesce a fare la differenza. Se andiamo a vedere i tecnici nel ciclismo, di grandi campioni, direttore sportivo, o per scelta o per altre motivazioni, non ci sono mai stati, se non sbaglio. Quindi l'umiltà, la prima cosa, poi chi ha fatto un lavoro da gregario percepisce. È tutto un aspetto psicologico importante, proprio dopo, strategicamente, trasmettere ai corridori. Assolutamente. Tra poco avremo con noi, tra un po' attiverà anche il video e l'audio, il presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura, perché chiaramente tra le tappe che ci interessano maggiormente c'è la Notaresco Teramo, e lui è investito nel doppio ruolo, presidente della provincia e anche sindaco di Notaresco. Però Maurizio, oggi mentre facevamo le cosiddette macchie rivedendo un po' di immagini del Giro 94, anche un po' di foto, da cui ho preso quelle tue, quella di Riccardo e quella di Emanuele Bombini, mi è uscita una foto. Ora la domanda per Riccardo è, la vediamo, che cosa stava cantando, cioè quale pezzo stavi cantando, perché adesso siamo curiosissimi. Questa è una foto storica, perché è sul libro di Mangea, che era il
lo speaker del Tour de France, lo è stato per tantissimi anni, e alla domanda del giornalista, insomma di chi ha fatto il libro a lui, gli ha chiesto: ma ti hanno mai tolto il microfono di mano, insomma c'è stato qualcuno che ti ha tolto il microfono di mano? E lui disse: sì, uno, Riccardo Magrini, e questa è la foto che mi ritrae sul palco del Tour de France il giorno dopo che avevo vinto il d'Oléron, con il, non era neanche tanto contento il fisarmonicista. Si vede dalla foto. Era contentissimo, guarda come ti appoggiava e diceva: ma guarda che ho trovato, ha preso. Sì, ma c'è un retroscena, perché il giorno prima, il giorno precedente, cioè il giorno che poi io vinsi la tappa di culo, ma insomma l'ho vinta, c'era praticamente, si era sparsa la voce, cioè Bernadot aveva detto alla TV francese che io ero la macchietta del gruppo, queste cose qua, e era venuta a trovarmi una troupe della televisione francese, perché in Francia c'hanno queste cose, no? E io gli dissi: no, io oggi c'ho da vincere, da fare la corsa domani, perché volevano che cantassi. Allora la mattina dopo aver vinto la tappa, venne la stessa troupe e mi disse, ma allora, e io mi misi con Pinori e con Vincoletto e cantai quel Mazzolin di fiori. Ma per far questo dovettero dire a Mangiat di star zitto, perché se no veniva male, siccome Mangiat non si fermava neanche un secondo. E allora praticamente quando io andai a firmare sul palco, chiaramente io avevo vinto il giorno prima, ero quasi praticamente, capito? Non sei neanche salito sul palco, cioè eri ad altezza microfono senza salire sul palco. Ero alto. E partiva dalla Rochelle, che è un posto magnifico, e c'era tutta la gente, il pubblico, e questo fisarmonicista accennò O Sole Mio e fece di, e io presi il microfono e feci uno Sole Mio che credo che non sia mai venuto fuori, cioè solo Stefano, anzi lo dovrei chiamare Giuliani, però solo Stefano sa le mie prestazioni canore, perché una sera insomma avevo fatto l'infarto da un poco e io ero direttore sportivo della sua squadra, Pinzolio Fiavé, Formaggi Pinzolio Fiavé, e una sera si andò a cantare in un posto e lui era molto preoccupato, perché quando io feci Louis Armstrong dicevo: a questo qui gli viene un altro infarto e finisce la invece no, sono ancora qua. E poi c'è Luca che naturalmente sa delle nostre prestazioni. Dovete sapere, poi sto zitto tutta la sera, che noi, io e Luca, prima delle telecronache facciamo, Luca, diglielo te, dai, via. Cosa? No, karaoke per scaldare l'ugola e tenere, prepararci il morale alla tappa. Quindi settimana scorsa, durante il Romandie, abbiamo fatto le canzoni memorabili di Eros Ramazzotti. Perché lui è un cantante, sì? E suona la chitarra anche molto bene, è molto bravo. Bene, mi fa particolarmente piacere. Peraltro, dopo Maurizio, se in regia riesce a fare un miracolo, poi vabbè. L'ha fatto il miracolo? Ah no, ok, no, va bene. Diamo la buona serata al presidente Diego Di Bonaventura, che è stato catapultato in una trasmissione in cui si parla di canto. Ha detto: ma forse ho sbagliato link. Buonasera, presidente. Buonasera Jacopo, buonasera a tutti quanti voi, veramente. Si parla di ciclismo e non solo. Ma questo è il bello del ciclismo. Questo è il bello del ciclismo, perché è sport, è cultura, è manifestazioni e anche musica. Sto vedendo stasera, perché abbiamo degli ex atleti che si dilettano nel canto, perciò è anche musica. Perciò, ma lo sport è veramente tutto, un insieme di attività proprio, di attività, perciò è bello così. Perciò non ho sbagliato trasmissione. No, anche perché qualora avessimo il bello del vostro sport.
che in tutto quello che siete, siete persone, ecco, siamo esseri umani anche qui, ecco, vedevo, ecco, nel duetto vostro, nel dibattere, ecco, è bello, ecco, bello, questo è lo sport, il ciclismo che piace, che è fatto proprio, ecco, poi dietro a questo ciclismo ci sono, ecco, gli uomini e le donne che percorrono le nostre strade, che fanno emozionare i nostri tifosi. Qui siamo in trepida attesa, veramente. Esatto. Veniamo dunque al dunque, veniamo alla tappa che, allora, lei chiaramente da appassionato, perché poi lei si è appassionato nel corso degli anni, io me lo ricordo, la prima volta vedeva con una certa circospezione, giustamente, il ciclismo, non sa io 11 anni fa con quanta circospezione, poi adesso non ne riesco a fare a meno, però è chiaro che lei vedrà tutte le tappe con particolare attenzione, una è chiaro, quella che parte dalla sua Notaresco per arrivare fino a Termoli. Noi settimana scorsa abbiamo parlato della tappa che arriva a Rocca di Cambio, però venerdì 14 maggio c'è la Notaresco Termoli. Qui vediamo proprio il profilo della tappa, però diciamo anche che tra Castellalto, che è stato protagonista della Tirreno, Notaresco adesso al Giro d'Italia, campionati italiani, donne che abbiamo vissuto qualche tempo fa, insomma il comprensorio del Vomano, a cui lei comunque fa riferimento, sta diventando un punto nodale del ciclismo italiano. Così è, così, Jacopo. Tu hai ricordato quando ero più piccoletto, facevo assessore dello sport con il dottor Walter Catarra, sindaco, poi anche lui presidente, e vi feci una promessa che dissi: non ci fermiamo qui, io continuerò in questo sport, in questa passione. Ecco, ed oggi parliamo, ecco, di Giro d'Italia, Notaresco fra pochi giorni, e della Tirreno Adriatica di qualche, ecco, mese fa. Ed è così, l'ho detto, ecco, la vallata del Vomano, la nostra provincia, oggi è determinante, è importante nel panorama, ecco, dello sport, del ciclismo, veramente. Io l'ho detto l'anno scorso a Tortoreto, nell'arrivo del Giro d'Italia, che dobbiamo far percepire una provincia viva e il bello della nostra provincia, perché lo sport, l'ho detto, noi abbiamo deciso, Notaresco, e qui ringrazio l'assessore allo sport Recchiuti, l'assessore alle manifestazioni Savini, che proprio stasera ci siamo visti, perché cercare, ecco, di abbellire e di ospitare questa tappa nel migliore dei modi. È un'opportunità, noi l'abbiamo inteso, lo ridico qua pubblicamente, perché stiamo in un periodo storico particolare, oramai dopo un anno che viviamo questa pandemia, e abbiamo deciso di volere questa tappa fortemente a Notaresco nella nostra provincia per tre fattori. Uno per tutti gli appassionati, gli sportivi, perché la mia Notaresco, la nostra Notaresco nella provincia di Teramo è pieno, ecco, di ciclisti, veramente, di appassionati. Ecco, lo dobbiamo ai tanti atleti, alle tante associazioni sportive sul ciclismo che hanno dato tempo e denari per questa attività. E poi lo dobbiamo, ecco, lo facciamo per una promozione turistica, perché questo sport ci proietta a livello nazionale, poi con le tante televisioni in tutto il mondo. Guardi, e poi ancora oggi, noi questa sera abbiamo fatto double, sì, perché gli abbiamo portati proprio tutti e due, chi gliela racconterà la tappa a Notaresco Termoli su Eurosport, perfetto, perché vedo, c'è Riccardo, vedo qui, ma c'è anche Luca Gregorio, quindi abbiamo fatto tombola. Perfetto, e lo dico a loro che vedo qui e che saluto, e poi, ecco, se si possono fermare li invito, saremo a pranzo il 14, non in smart working, qua in videoconferenza. Io non penso ancora che di più, che riesca il terzo a venire, punto, però è ben accetto. Lo ridico, no Jacopo, lo dico questo terzo punto, per cui abbiamo avuto la tappa sportiva, produzione turistica, è perché il ciclismo fa PIL in un momento dove proprio bar, ristoranti, hotel vengono da una sofferenza immane, perché anche qui purtroppo si sente, no? Questi pensano allo sport, no? Ai grandi eventi, ma lo facciamo per quei tre motivi: sportivi, produzione turistica, e per dare una mano e un sostegno alle tante partite IVE che da un anno e due mesi soffrono. E voi siete l'esempio, perché la carovana di questo Giro d'Italia, in tutta Italia, fa PIL, ed è innegabile, sono dati inconfutabili, non lo vediamo qui,
è una carovana di 1000 e passa persone, dormiranno, soggiorneranno nei nostri hotel, nei nostri, ecco, B&B e tutto quello che poi muove in quei giorni, ecco, della tappa, i tanti ciclisti che non con le macchine ma con le loro bici e ogni giorno percorrono le nostre strade, ecco, arrivano nel nostro Rotaresco e dintorni. Perciò Jacopo, io ci tengo e ringrazio voi, e dobbiamo puntare, perché ai pochi scellerati che dicono sempre, ecco, pensiamo allo sport, noi dobbiamo pensare che c'è un mondo che deve ricominciare a vivere. E anche qui, ho detto, aiuterete anche il benessere psicofisico, perché c'è la terza pandemia, quella sanitaria, quella economica e quella psicofisica. C'è un popolo che si sta ammalando, okay, più debole, che non reagisce, e voi aiutate a reagire. Lo sport è l'esempio di non mollare mai, di continuare a pedalare per arrivare alla riva. Noi ovviamente ce lo auguriamo. Peraltro prima, quando parlava di tanti cicloamatori, io, insomma, essendo di Adri, immaginavo la strada da Notaresco per tornare ad Adri, che è una cosa che veramente sono 12 km tutta salita, non c'è un attimo di tregua. Va bene, Presidente, molti chiaramente dicono: ah, per fortuna arriva il Giro oppure arriva la Tirreno, così magari le strade vengono migliorate, le strade sono più percorribili, non ci sono delle buche in cui cadi con tutta la bicicletta. Ecco, come siamo messi? Eccoci qua, e qui è giusto così. Io vi racconto una storia. 2 anni fa, quando mi ricandidai a sindaco, vi dico pure, quando mi candidai a sindaco nel 2018, dissi sul palco: porteremo una tappa del Giro d'Italia, così ci facciamo rifare le strade alla provincia. Poi sono diventato presidente della provincia e pensavo a queste parole famose. Noi abbiamo fatto una cosa, tant'è che vedete che in questi 24 mesi sulla nostra provincia abbiamo fatto tantissimi lavori, tant'è che il percorso che facciamo, che da Notaresco parte il Giro d'Italia, ecco, abbiamo dovuto fare pochi interventi che erano già programmati. Al di là del Giro d'Italia avevamo un tratto di strada che voi conoscete, è l'altra provinciale lì tra Atri e Pineto, che sono stati oggetti di lavoro, e faremo qualche altro intervento per mitigare. La cosa bella è che chi ha fatto, ecco, attività in questo nostro territorio ultimamente sta notando un miglioramento delle strade. Dobbiamo fare ancora tantissimi lavori per le strade, però ecco, il circuito di questo Giro d'Italia anche quest'anno è messo in sicurezza, così RCS potrà contare ogni anno, ecco, sulla nostra provincia e sulla nostra regione. Questo è importante, ciò lo dico, deve essere un orgoglio per tutti che la nostra provincia ancora una volta è sede di partenza e di arrivo del Giro d'Italia, perché in provincia si parte, poi in regione arriva, perché sapete che tra L'Aquila e Campofelice ci saranno le ulteriori tappe, però è importante, ecco, deve essere un orgoglio, io lo faccio per voi, veramente, per Velò, con tutti gli ospiti che voi ogni volta invitate, i cicloamatori, i professionisti, ecco, dobbiamo essere orgogliosi che RCS dovrà percepire che siamo una provincia pronta per ospitare i grandi eventi ed una regione pronta, ecco, per continuare a fare questo. Io lo faccio per voi, veramente, perché voglio che siate orgogliosi. Quando andate fuori dalla nostra regione si ricorderanno: ma a Teramo siamo stati bene, abbiamo avuto un bel percorso e siamo stati ospitati bene. Questo è quello che io cerco di tramandare a tutti i miei collaboratori. Certo, certo. La percezione del bello e dell'ospitalità, e di non trovare le buche. Questo è una mission. Assolutamente. Oh, Luca, vengo da te, perché dalle 3 tappe abruzzesi, adesso restringiamo un po' il campo, che cosa ti aspetti? Si parte con quella che hai visto, la Notaresco Termoli, poi si scende in Puglia, poi si risale, eccola qua, si va a Rocca di Cambio, da Castel di Sangro, e poi c'è l'Aquila Foligno. Che tipi di tappe sono? Tappe anche qui molto diverse tra di loro. Sì, però quella, chiaramente quella cruciale, quella di Rocca di Cambio. Esatto, no, anche perché poi è il primo vero test probante in salita con tanto dislivello, nel senso che è chiaro che la quarta giornata a Sestola già può macchiare qualcosa, però è questa qui in cui veramente bisogna uscire allo scoperto. Quindi le strade dell'Abruzzo sono particolarmente stimolanti anche per azioni spettacolari, perché devi saperle interpretare, devi usare bene le energie, quelle senza nulla togliere alle altre due, però è chiaro che questa è quella fondamentale. Le altre possono andare via delle fughe, forse si arriva in volata, a Termoli dire che si arriverà in volata di sicuro, questo non la toglie, però come diceva poco fa, per la promozione turistica è fondamentale. No, dal punto di vista tecnico, però quella di Rocca di Cambio
mi ispira molto, mi intriga molto, perché è un continuo su e giù con zero pianura, una tappa che mi piacerebbe fare. Eh sì, assolutamente sì. A te piacerebbe rifarla, dici, sì, adesso, magari con la macchina, con l'ammiraglia, una di queste tre tappe, quella di Rocca di Cambio, ti stimola anche a te, Stefano? A me mi manca molto il giro, sia da atleta che da direttore sportivo, è innegabile. Però ho avuto anche il piacere, la fortuna, predestinato, ho vinto due tappe al giro, ne potevo vincere qualcuno in più, quindi lo sentivo, prima parlavo con Luciano in particolar modo, quando arrivava il periodo del Giro d'Italia mi trasformavo proprio psicologicamente, quindi per l'Abruzzo è un grande spot, ma come per tutta l'Italia, ma noi facendo tre tappe diciamo in Abruzzo dobbiamo essere orgogliosi. Vorrei partecipare, sì, qua c'è Emanuele che ha fatto, è stato un po' il precursore delle World Tour, diciamo. A me mi piacerebbe magari chiudere la carriera con una World Tour, ma avevo letto prima un sottotitolo. Sì, c'era un messaggio che era arrivato. Sottotitolo dove dicono... Vedere, è arrivato un... Perché chiaramente erano in parziale... non correzione. Esprimevano un'opinione chiaramente diversa rispetto a quella che io ti avevo chiesto. Lo sport, lo ti avevo chiesto, lo cioè sport. Per essere più grandi come direttori sportivi devi avere dei budget per prendere atleti di qualità. Ma a me, io sono abituato a soffrire, mi è sempre piaciuto partire però dal basso. Però ha ragione questo messaggio secondo te? Ma oggi lo sport purtroppo è così, se vedi il calcio, qualsiasi sport, il budget fa la classifica, poi ci sono delle eccezioni. È normale che a livelli come adesso il ciclismo, si spende addirittura 40 milioni di euro e in Italia non abbiamo una World Tour, vuol dire che siamo in crisi e speriamo di riprenderci, perché il ciclismo italiano, mi ricordo un periodo c'erano 15 squadre professional, se non sbaglio, se non di più, eravamo il fiore all'occhiello, quindi il budget fa la differenza. Io personalmente dico pure che a volte ci sono soddisfazioni anche con piccoli progetti, quando siamo partiti con la Fantini dagli Under 23 siamo arrivati due volte al Giro d'Italia, poi a volte le cose belle si rompono, non so perché, è un ciclismo contraddittorio, perché siamo tutti amici ma dopo subentra a volte tanto egoismo, perché il ciclismo italiano non c'ha niente da invidiare a nessuno. E io in particolare, che sono abituato a fare queste imprese, a ripartire da zero, faccio notare dei numeri, per dire, adesso ci sono 19 World Tour, se non qui sbaglio. Qui ti dicono che meriti più di una Continental. Vabbè, ma purtroppo il mio destino è soffrire, mi piace soffrire, però questo, rifare... te le vai proprio a cedere, cioè quando le cose ti vanno dritte te le bene, vai a complicare. Sì, devo ricominciare, quindi facevo una premessa per dire adesso noi partiamo per il Giro d'Ungheria, che è una gara dove ci sono 9 World Tour, ci sono 10 professional, noi abbiamo una Continental, però dà soddisfazione, è anche motivo d'orgoglio, se uno guarda le classifiche mondiali ci sono 19 World Tour, poi ci sono 20, 23 quante professional e noi siamo 50esimi, siamo la decima al mondo come Continental. Per me è una startup molto importante, poi dopo ci vogliono gli investitori, ma gli investitori in Italia al momento non ci sono, quindi si spera un prossimo futuro che ci sia. No, perdonami Stefano, tu dici al momento non ci sono, però io ti ricordo che te dicevi più o meno gli stessi concetti. Perché adesso si potrebbe anche dire, beh, vabbè, c'è il Covid, c'è la pandemia, un anno e mezzo, un anno e un po' di mesi che siamo così. Però queste cose le dicevi anche prima, quindi evidentemente non è solo un fatto di congiuntura in questo momento, è evidentemente lo spirito dei tempi. E quando parlo di spirito dei tempi non intendo un anno, due anni, parlo di lustri, decenni. Ma devo essere me stesso? Sì, certo. E altrimenti dico, la guerra devi essere Stefano, non Giuliano. È la guerra dei poveri, perché le potenzialità ci sono, ma se noi... c'è a volte un conflitto di interessi, le gare minori che non vengono pubblicizzate, magari come il Giro d'Italia. Il Giro d'Italia è l'apice, è una cultura dell'italiano, entra nelle case... di ogni spettatore, quindi è un evento popolare che va al di sopra di tutto. Io organizzo insieme a Sebastiani il Matteotti, che è lo stesso discorso che diceva il sindaco di Notaresco, porti un indotto economico, porti spettacolo, è cambiata la cultura. Una volta noi regalavamo una borraccia e veniva apprezzata, oggi magari non ti considerano.
È troppo lungo questo discorso, abbiamo fatto tante volte, bisogna ripartire dalle scuole, dalla cultura. Adesso se regali una borraccia come Sciarra ti butta fuori dalla corsa. Adesso è cambiato tutto, quindi il ciclismo è uno sport popolare, di fatica, che piace a tutti quanti e molto probabilmente si dovrebbe unire le forze. Invece in Italia siamo i più bravi ma distruggiamo sempre tutto quello che è bello. Siamo invidiati, però dopo, quando alla fine, non riusciamo a metterci d'accordo. Quindi è una polemica che potremmo andare avanti per ore e ore. Vedo una foto, ecco qua, un'altra foto, addirittura qui con il megafono direttamente, per paura che non ti sentissero, Riccardo, immagino. Sì, era un ciclismo diverso. Sì, sì. L'ho fatto per avvalorare quello che diceva Stefano, perché oggi queste cose qua non si possano più fare. Quello lì accanto a me, non so se l'avete riconosciuto, ragazzi, sapete chi è, no? Corridorino. Sì, mezzo corridore, era praticamente il Moser della Francia in quel periodo lì, era Duclos Lassalle, e quella fotografia lì è quel giorno lì che facevo casino e che poi vinsi la tappa, capisci? Ma oggi non lo puoi più fare. Io ho messo questa foto non per essere io, cioè il fenomeno, è proprio per avvalorare quanto è cambiato il ciclismo. Poi più bello, più brutto, io ti dico da corridore, lo dico tante volte anche in trasmissione, mi piacerebbe correre oggi, c'hanno tutto, c'hanno anche il pullman, ma prima si prendeva due ammiragli, un furgoncino e si andava a fare all'avventura, e ci stavano le fughe di Monzon, le tirate di bombini in salita, che mi ricordo l'altro giorno riguardavo un filmato a Montecampione, attaccò la salita, sembrava che dovesse spaccare il mondo, poi mise la quarta Bernardinot e lo passò in quarta, cioè in quinta, sesta, lo svernisciò, però era proprio un altro mondo, questo è sicuramente. E lui, che era un visionario, che aveva una squadra, ha detto bene, poteva avere, era una squadra World Tour in quel periodo lì, la ricerca, l'accuratezza anche dei dettagli. Io Manuele me lo ricordo da direttore sportivo, anche perché avevo fatto una sorta di sponsorizzazione con l'azienda che in quel periodo rappresentavo, e so quanto ci tenesse ai minimi particolari, ai dettagli, ma lui non dormiva la notte. Lo stesso Stefano. Stefano nel suo piccolo non dorme la notte, pur di dare qualcosa. Non dorme la notte. Non per dice. No, dice, ma non vabbè, per andare. Ma sei maligno, Stefano. Sei proprio Giuliani. Guarda, stasera. Esatto. Stasera abbiamo preso. Abbiamo preso l'ospite sbagliato, la controfigura. Sì. Io lo che lo difendo e lui... Contrattacca. Vabbè. Come sempre. Oh, chiedo a Emanuele Bombini, giro una domanda che ci arriva da casa. Allora, quale sarebbe la ricetta per riportare grandi sponsor nel ciclismo italiano? Se c'è una ricetta. Ma intanto dovremmo farci una profonda analisi se noi, mi comprendo, io ormai sono decenni che sono fuori, ma comunque per cuore mi comprendo, se noi addetti ai lavori siamo così bravi, così capaci, e soprattutto se abbiamo capito bene il valore del ciclismo. Dico noi, all'interno, quelli che lo praticano, quelli che l'hanno fatto per mestiere. Perché? Perché secondo me non ci rendiamo conto di quanto è immenso il valore del ciclismo, di quanto ritorno dà, a partire da quello che diceva il presidente della provincia. Noi diamo benefici, diamo ritorni. Io vi dico solo un dato che me lo tengo. Da Gavis, gli anni che mi ha sponsorizzato con delle cifre che non sto a dire, che ci metteremo a ridere, aveva fatto più 33% di fatturato, ma certo, dichiarato, quindi forse abbiamo fatto troppo bene il ciclismo, facendo tanta economia e ottenendo tanti risultati, e non ci siamo forse addentrati, abbiamo preso coscienza del vero valore. Forse il vero valore è quello che stanno vendendo oggi il ciclismo. Poi noi in Italia abbiamo aziende che ci sostengono, sì, perché gli altri hanno le poste, hanno le banche,
le telefonie, le compagnie di telefonie, ne abbiamo anche noi in Italia. Forse ci manca la gente che ci può portare, o le nostre capacità che ci possono portare ad approcciare questo tipo di sponsorizzazione che oggi è indispensabile per il ciclismo. Ah, sì, assolutamente. Peraltro, sì, c'è da dire. Perché vado a ruota libera, che quando facemmo sciopero dei diritti televisivi ci siamo spaccati all'interno, se vogliamo dirla tutta. Il sottoscritto è colui che l'ha fatto. E sono stato eliminato. Quindi la colpa sicuramente è nostra, ma di tutto il sistema, perché è sbagliatissimo. Quindi se ti vuoi mettere contro la RCS non fai più il Giro d'Italia, eccetera eccetera, se fai il World Tour hai diritti e doveri, il resto sparisce. Quindi noi facemmo lo sciopero per i diritti televisivi, che Moreno Argentina era il presidente, due giorni dopo finito la Lega gruppi sportivi per invidie, gelosie o interessi personali. Questo è quello che io dico da una vita. Sì. Luciano? No, già che abbiamo anche il presidente della provincia, buonasera presidente. Buonasera. Il ciclismo e lo sport può ripartire, però dobbiamo anche, io ho notato che negli ultimi anni la classe politica abruzzese ha aperto con molta facilità alle sollecitazioni sul Giro, la Tirreno, la Gazzetta, lo Sport. Purtroppo quando arrivano questi grandi personaggi, voi politici facilmente aprite le porte alle loro proposte. Però secondo me in questo momento c'è un grosso problema sullo sport, lo sport di base, caro Presidente. Io mi auguro che la politica metta anche più attenzione alla grossa difficoltà dei dirigenti di squadra, delle società di base, perché lo sport, il ciclismo, ma lo sport in generale può ripartire soprattutto dalla base. In questo momento la classe politica probabilmente non sa nemmeno che le società di base non hanno più 50 euro per mettere nei furgoni delle squadre. Quindi i grandi eventi, ok, va bene, la promozione dei territori. Però se vogliamo far ripartire lo sport, ma non solo il ciclismo, il basket, la pallavolo, le scuole calcio, dobbiamo dare molta ma molta più attenzione alle grosse problematiche che oggi i piccoli dirigenti di società di base hanno. Perché non possiamo solo investire soldi pubblici sui grandi eventi, giustamente vanno bene, fanno promozione, però dobbiamo anche capire la grossa problematica che c'è oggi nello sport. Perché noi dobbiamo ripartire sulla base per avere poi i grandi eventi, i grandi campioni, le grandi situazioni che potrebbero portare benefici a tutto e tutti. Presidente? Sì, è così. Sì, no, dico, se vuoi rispondere rapidissimamente, perché tra poco devo andare in pubblicità e vi devo salutare. Dice ecco, il binario parallelo noi dovremmo concepire, i grandi eventi che portano ecco, un impatto e un risultato subito per le nostre zone e territori, e in parallelo quello che dicevi, perché io capisco ecco, che le piccole squadre, lo sport locale, ecco, soffre. Io lo dico perché da sindaco del mio paesetto ecco, abbiamo sempre cercato ecco, di alimentare ecco, dalle squadre di calcio, i primi calci, ecco, lo sport di base. Noi qui abbiamo delle squadre anche di ciclismo che, come dicevate, con degli sforzi personali oggi ecco, portano avanti le attività. Ed è normale, lo dico anche qui, che c'è bisogno che purtroppo tutte le federazioni, come nel ciclismo e nel calcio, ecco, partino le riforme reali. Qui annunciamo riforme su riforme su riforme su riforme, poi non si fa nulla. Adesso non so, perché non sono stato mai un dirigente sportivo, a metteranne sul calcio, però ecco, non so, ecco, nelle varie leghe, perché poi il problema è dello ciclismo e del calcio, ecco, sono di tutte le discipline ecco, sportive, ecco, che c'è bisogno di una riforma seria che riparti dalla base per arrivare ecco, alla famosa Serie A, certo, Giro d'Italia, certo. Tirreno Adriatico, quello che è. Solo così, ecco, poi mi sentivo qui oggi, ecco, fatemi, posso essere libero, ecco, dobbiamo essere seri, no? L'ho visto, ecco, ci vuole anche molta, ecco,
le non divisioni intorno alle leghe, ecco, lo dicevate che i problemi sono sempre quelli, però ecco, c'è bisogno di riforma seria del settore sportivo, sia nel ciclismo, sia nel calcio, nel basket, per aiutare la base, perché purtroppo c'è solamente la Serie A e non c'è. E poi nient'altro. È la promozione ci come nel ciclismo e con gli amatori. Noi, ecco, nel nostro paesetto, grazie, ringrazio qui, ecco, le associazioni che abbiamo ciclistiche dalla De Patre. Ecco, sapete che noi qui abbiamo anche un faro mondiale, sì, sì, che sì, abbiamo sì. Bastianelli nel nostro paese, che ci dà l'infa sul territorio, se tutta la vallata, che ci aiuta. Ecco, però quello che dicevate voi, con i 50 euro le società di base hanno difficoltà. Certo. Cioè, chi si sa muovere si salva, chi non si sa muovere non si salva. Giustamente, cioè, i politici, ecco, noi, almeno poi, ecco, dipende sempre dalle persone, ecco, noi cerchiamo di stare vicino sulle piccole realtà, perché poi sono loro che porteranno avanti dei talenti. Però, ecco, c'è bisogno, e lo dovete sollecitare anche voi, nelle varie discipline, nelle varie leghe, ecco, di riforme reali che tutelino la base fino ad arrivare a dove, ecco, arriveremo il 14 maggio. Perfetto, Presidente, la devo interrompere perché altrimenti veramente vado fuori tempo, purtroppo, e Maurizio già mi inizia a minacciare via SMS. Presidente, prima di salutarla e salutarvi, sì, ragazzi, perché poi nell'ultima parte presenteremo la Blockhouse Marathon, oh, mi fate vedere, perché giustamente Riccardo diceva prima, non si possono fare più queste cose nel ciclismo, però si possono fare in televisione, tipo questa. Ecco qua. Queste, però in televisione si possono fare. Visto che abbiamo parlato di musica, a questo punto, Luca, ti chiedo un giudizio sulla performance canora in questo caso. Insomma, non era semplice, perché Louis Armstrong non era facile. E poi, visto che, insomma, te sei un appassionato di musica, mi pare di capire. Se te sei collimano i tuoi gusti con quelli di Riccardo oppure no. Innanzitutto dacci una pagella. No, lui intanto, Louis Armstrong e Celentano li fa divinamente, quindi sono i suoi cavalli di battaglia, per utilizzare un termine che va tanto di moda. Non è che non abbiamo no, in realtà secondo me abbiamo anche gli stessi gusti, nel senso che ci piace molto la musica italiana. Il punto è che veniamo da ere diverse. Io lo soprannomino il mio papi apposta, giustamente lui mi porta indietro negli anni 30, 40, 50. Io parto addirittura 30, 40, sì, 50, non ci credo. Scusa. E come no? Io dagli anni 60 in poi, fine anni 60, va bene, perché come papà ho apprezzato De Gregori, De André, Vecchioni, Branduardi, Endrigo, Paolo Conte, ma lui mi fa sentire Claudio Villa, e allora capite bene che, cioè, piuttosto che altri che non so neanche, e allora ogni tanto dobbiamo trovare un compromesso. Va bene, Claudio Villa. Sì, va bene. Oh, è la ragazzi... verità, Jacopo, è la verità. No, ma mica vai così indietro nel tempo, dai, non ci posso credere. No, ma io ogni tanto, Gino Latilla, no, vabbè, però dai. Pagliati, queste robe qua. Capisci, Jacopo, come sono ridotto? Sì, ma voi, cioè, però te le vai anche capisci a cercare, Riccardo. Dai, vai troppo. Non li conoscete nemmeno, siete tutti giovani. Io sono il più vecchio qua, come al solito, anche più vecchio del presidente. Quindi, che saluto. Lei purtroppo ci ha invitato, presidente. Ma loro non posso. Io e lui, questo bel ragazzo qua, non possiamo, perché noi siamo della policy praticamente di Discovery, che va in tutto il mondo, se lo ricorda cosa gli avevo detto io quell'altra sì, volta, no? Noi andiamo, lei Notaresco lo vedrà in tutto il mondo e grazie a Discovery e a Eurosport e quindi e a GCN Plus, quindi però noi lo facciamo purtroppo dagli studi nostri di Cologno Monzese, e quindi non potremo approfittare della sua ospitalità. Ma lo diremo sicuramente. Sì, assolutamente. Grazie, veramente. Io vi aspetto, però quando passate qui, voi vi fermate a Notaresco, no, e vi prenderanno. Guardi, Presidente, c'è già prenotata una puntata fino a mezzanotte. Quando si potrà, c'è già prenotata una puntata fino a mezzanotte e poi magari veniamo a disturbarvi.
Va bene, io vi ringrazio, vi saluto perché poi nell'ultima parte parleremo di Blockhouse Marathon. Ringrazio ovviamente Emanuele Bombini che è stato nostro ospite, grazie per essere stato con noi, sperando che sia stato un piacere. Grazie. Grazie a Luca. Grazie a Luca Gregorio, buon giro Luca. Grazie ragazzi, vince Mikel Landa, vai. Sì. Grazie al presidente della provincia di Teramo, Diego Di Bonaventura. Grazie presidente. Grazie a voi veramente, grazie. Grazie anche a Riccardo. Riccardo, buon giro, ci vediamo giovedì. Grazie a voi, ciao, buonanotte. Buona serata a voi. Per questa sera non riusciamo per questioni di tempo a mostrarvi la bici in 200 secondi di Moreno di Labio, ma vi promettiamo che settimana prossima ve la mostreremo, perché sono controlli medici per chi vuole fare ciclismo. Ci fermiamo per la pubblicità e poi presentiamo la Blockhouse Marathon, a tra poco. Venticinque anni di attività agonistica, 30 anni di attività commerciale per continuare a darvi Rabottini Ciclisport, bici da corsa, mountain bike, gravel e tutta la linea e-bike. Rivenditore ufficiale Scott, Bergamont e BH. Abbigliamento tecnico, scarpe, occhiali, ciclocomputer, cardiofrequenzimetri delle migliori marche e assistenza meccanica qualificata. Se vivi di passione, se pedalare è ciò che ami, allora ti aspettiamo a Marina di Città Sant'Angelo, Viale Matrino 31. Resta aggiornato su tutte le novità e seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 20 punti vendita in centro Italia con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza, nei settori auto e moto, industriali e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero.
Visita il sito www.casadelabatteria.com. Scopri la filiale Casa della Batteria più vicina a te. Casa della Batteria. Gli specialisti per l'energia accumulata sono vicini a te. Andiamo di nuovo in collegamento, ritrovo con particolare piacere Carmine Marulli. Ciao Carmine, perché ci siamo? Ciao, buonasera, ciao Jacopo, buonasera a tutti. Come stai? Tutto bene? Sì, bene, stanco e... Stanco, c'è la Blockhouse Marathon che attende, non puoi essere stanco. Sì, 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 ma... Siamo arrivati, adesso comincia la parte quella divertente, no? Quindi dalla parte finale dell'organizzazione, quindi diciamo la parte burocratica, che è quella un po' più... Diciamo che il grosso te lo sei tolto. Ecco, sì, diciamo così che riassumiamo bene il concetto. E quindi adesso andiamo avanti e cominciamo con tutta l'hospitality, con tutto quello che è la parte ricettiva degli ospiti, e organizziamo questa che è una grande festa. Quanti ne sono attesi di ospiti? Ma in realtà abbiamo chiuso 12 giorni fa le iscrizioni, malgrado la possibilità di avere tanti ospiti, eravamo nell'ordine del migliaio, ma abbiamo chiuso a 400 perché la morfologia del territorio ci permetteva questo, perché le regole, le restrizioni per il Covid, ci sono parecchi calcoli da fare, ogni atleta ha bisogno di determinati spazi, determinati metri quadri, e quindi abbiamo chiuso a 400 e li abbiamo raggiunti in meno di 5 giorni. Però già da... Anche perché molti si vogliono misurare, dai. Sì, è vero che siamo alla ripartenza, quindi ci siamo noi, parte dopo di noi il Giro d'Italia, quindi c'è tanta voglia da parte degli appassionati di riuscire, no? di cimentarsi di nuovo in quello che è assaporare queste sensazioni delle manifestazioni, della gara. E quindi c'è tanta richiesta, no? C'è tanta affluenza. E quindi fondamentalmente siamo contenti, l'importante era farla questa gara e dare continuità a quel progetto iniziato 4 anni fa. Assolutamente sì. Un percorso veramente molto, ma molto esigente, Carmine. A volte questi percorsi quasi proibitivi lanciano subito ai grossi appassionati un momento di voler partecipare a tutti i costi, quindi avrete questo percorso che suscita un grande interesse. Ma guarda Luciano, io guardo le immagini in TV mentre parlo e con voi, devo dire, tu meglio di me, gli amici appassionati meglio di me sanno le caratteristiche morfologiche della nostra terra, e quindi per forza di cose l'Abruzzo, ciclisticamente parlando, è una terra impegnativa, però gli scenari che regala, i panorami che regala questa terra sono,
sono di primo ordine, certo sono completamente diverse da quello che possono regalare le Dolomiti e le Alpi, ma nello stesso tempo sono unici anche i nostri, e quindi dobbiamo valorizzare quello che abbiamo. Non in ultimo abbiamo avuto un riconoscimento mondiale, che è quello del Parco Nazionale della Maiella, come sito mondiale dell'UNESCO, geoparco dell'UNESCO, quindi noi ci rientriamo per gran parte del percorso in questo meraviglioso parco. E che dire, è uno spettacolo per gli occhi, per l'anima, per il corpo, veramente, veramente una gioia pedalare su un tratto di strada che, tra le altre cose, è totalmente rifatto, totalmente a gestione ANAS, quindi è veramente un tappeto, un biliardo. Certo. Carmine, due percorsi, medio fondo di 84, gran fondo di 137. Allora, la medio fondo di 84, che appunto accoglie tra le sue fila il valico di Passo San Leonardo, una salita molto bella, molto panoramica, e adatta a chi non vuole pensare solo alla prestazione fisica intesa in senso massimale. E poi abbiamo sul lungo quella che è la terza salita d'Italia per durezza, dopo lo Zongolan, il Mortirolo, cioè il nostro Blockhaus, insomma, è una cosa che sicuramente è un fiore all'occhiello per la nostra regione, e noi lo valorizziamo su questo percorso tra il versante più duro di Rocca Morice. E sono ansioso, non sto nella pelle, voglio gustarmi ogni immagine, ogni scena, e sono veramente felice. Partenza e arrivo a Pacentro domenica, dunque la Blockhaus Marathon. Ora goditi la parte migliore, Carmine, perché insomma immagino che prima sia stato complicato, come sempre, la parte burocratica di cui ci hai detto, e adesso non manca solo di godersi lo spettacolo. Tutto lo godrai anche o sarai sulle rampe? No, non posso assolutamente, ho fatto già un'intervista, ho detto che ero già in crisi di fame una settimana Devo dire che, parlando proprio con la massima sincerità, per quanto riguarda la mia persona, ho dovuto cambiare completamente visione di quello che era l'approccio con le autorità, con quello che era il sistema burocratico, diciamo così. E noi spesso vogliamo imporre quello che è il fatto della passione, un po' che va sopra tutto. In realtà ho dovuto veramente cambiare visione, prospettiva, e mi sono relazionato con le autorità, che sono state veramente certosine nel dettagliare, okay, esatto, in ogni piccolo dettaglio, secondo quello che è il regolamento, quello che è il rispetto delle regole. Assolutamente. Però devo dire che è stato un master, ecco, diciamo così, un master acceleratissimo, e per forza di cose, quando si ha una pressione così forte, bisogna fare propria questa cultura, che a volte non lo nego, okay, è mancata, però c'è stata una grande voglia proprio di mettersi a pari con quelle che sono le regolamentazioni dovute a un evento che, visto come lo vedono loro, da un punto di vista della forza, da un punto di vista dell'ordine pubblico, della sicurezza
anche dal punto di vista della salute. Quindi del Carmine, comunque ti sei relazionato anche con il Signore, perché domenica prossima avete anche il sole, quindi in bocca al lupo per la vostra manifestazione. Assolutamente sì, Luciano, vive il lupo, siamo felicissimi, questa è la ciliegina sulla torta. Certo, assolutamente. Per tutti quelli che sono venuti da fuori e potranno godere al meglio, spero, una giornata con poca foschia, che magari dal blockhouse si vede il mare. Immagino lo spettacolo, insomma. Assolutamente. 9 maggio, domenica, la Blockhouse Marathon. Visto che Carmine ha parlato di crisi di fame, noi ne abbiamo abbastanza, ma per altri motivi, non perché siamo andati in bicicletta, ma perché ancora non abbiamo cenato. E allora chiudiamo questo 10° appuntamento con Velò. Ti ringrazio, Carmine, in bocca al lupo per la Blockhouse Marathon. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie a te. Grazie a Stefano Giuliani, ciao Stefano, in bocca al lupo anche per il Giro d'Ungheria, ma per tutta la vostra stagione, assolutamente. Grazie, in bocca al lupo. Grazie Luciano, ci vediamo giovedì prossimo, buon giro. Buonasera e buon giro a tutti. Grazie a Maurizio da qui nella regia, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo giovedì prossimo alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.